Non c'è artista più sexy di Egon Schiele. Il motivo per cui le rappresentazioni nude e seminude delle sue modelle e amanti sono così accattivanti è piuttosto semplice. Hanno un qualcosa di decadente. Schiele, che fu arrestato con l'accusa di aver traviato una minorenne, dipinse donne non solo con lussuria e adorazione, ma anche con franchezza, senza abbellimenti o idealizzazioni. Picasso era ossessionato dalle donne e dal sesso, e questa passione non poteva essere interamente soddisfatta dai capolavori modernisti, in cui riversava tanto amore e talvolta avversione. Dalla sua giovinezza alla sua vecchiaia, l'artista ha sempre raffigurato l'erotismo e la sensualità. Questo dipinto coglie un momento del giovane artista mentre si trova al bordello. Nel capolavoro di Hokusai, un esempio del genere di arte erotica giapponese conosciuto come Shunga, una donna che si tuffa per raccogliere perle viene presa da due polpi. Il più grande dei due avvolge il suo corpo nudo e pallido con i propri tentacoli mentre esegue una nota pratica erotica. La tazza di pelo. Da quando è stata creata, questa è stata la più famosa opera d'arte erotica del XX secolo. Mentre i suoi colleghi maschi del movimento surrealista esploravano nevrosi e paranoie, Oppenheim arrivò dritta al punto e creò una scultura di pura sensualità. La sua celebrazione del cunnilingus è oggi un'icona universale del piacere. Una donna nuda è avvolta dalla nebbia, in questa esplicita rappresentazione del mito greco realizzata da Correggio. Il dio Giove si è tramutato in nuvole e nebbia per raggiungere Io. Nella storia antica prende questa forma per eludere i sospetti di sua moglie. Il Correggio invece lo trasforma in una fantasia erotica e immagina letteralmente come sarebbe se una nebbia avvolgesse un corpo nudo. Lei si scioglie di gioia mentre la nuvola la accarezza. Cosa rende la grande arte erotica diversa dal semplice porno? È la passione e il coinvolgimento dell'artista, il cuore soggettivo dell'immagine. Nelle sue fotografie della scena gay masochista degli anni 70, Mapplethorpe va oltre la provocazione o il reportage per creare ritratti intimi di un mondo fantastico. Ecco un artista che ci mostra ciò che trova bello. L'arte di Helmut Newton è allo stesso tempo intensa e teatrale, sofisticata e spiritosa, eppure nel suo intimo profondamente seria. Newton non scherza sul sesso, vuole che le sue fotografie suscitino forti emozioni e lo fanno perché esplora così audacemente i propri desideri. Ma ciò che rende la sua arte così sexy è la sua convinzione che il sesso sia la cosa più importante al mondo, una questione di vita o di morte. Canova è forse l'unico artista che abbia mai reso sensuale il marmo. Le sue statue sono tremendamente erotiche, intagliate nella pietra fredda per restituire tenui immagini di carne nuda. Qui sia Cupido che Psiche sono raffigurazioni di intensa bellezza e il loro abbraccio è la prova che l'amore conquista tutti. Nel suo video più esplicito, Tracy Emin crea una sequenza animata dei propri disegni che rappresentano l'autoerotismo di una donna. È un omaggio a Egon Schiele e un'opera d'arte che riesce ad essere al tempo stesso poetica, come immagine di solitudine, ed eccitante, come immagine di piacere. Una donna si prepara a fare l'amore con un dio in questo dipinto. Giove viene a Danae sotto forma di una pioggia d'oro. La modella dell'opera potrebbe essere stata una cortigiana e amante del cardinale che commissionò questo dipinto, ma al di là di tutto c'è qualcosa di estremamente originale in questa scena. Tiziano qui eleva il sesso a un vero e proprio atto religioso. Thank you.
Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!